Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale e bentornati nell'Arcadia Garage Lab. Ragazzi, qui dentro un branco di matti facciamo modifiche strane su veicoli da viaggio. Ragazzi, oggi comincio, ce l'ho qui, ve lo dico, oggi comincio male. Guardate che bestione che c'è là in fondo, è un bellissimo Cartago C-Line. Un oggetto che ve lo spiego subito, dal nuovo costa 200.000 euro, non è che costa 2 lire, d'accordo? Allora, su questo veicolo è stato fatto, per chi ci segue, tempo fa già l'impianto a litio, il cliente contentissimo, vi discorrendo. Rileva un problema nella centralina, è una normalissima CBE DS400, marcata CA, per chi sa di cosa stiamo parlando, quindi la centralina di gestione interna. Semplicemente si rompe, se sentite bene, un micro relè, che è il micro relè della luce esterna. Succede che praticamente, rompendosi il micro relè, la luce esterna continua a tic-tac, tic-tac, rimane acceso, rimane spento, insomma, si rompe da cambiare. Questo micro relè è integrato nella centralina, attenzione perché qui viene il bello. Dove è stato comprato questa cosa qua? E non è che lo compri da tante parti in Italia, qui siamo a Bologna, fatevi due conti di dove è stato comprato questo Cartago. Gli cambiano questa centralina un anno fa, ok, in garanzia. Benissimo, il problema si ripresenta, perché di fatto c'è qualcosa che si vede che non hanno sistemato bene, e loro sai cosa fanno? Gli fanno la supercazzola. La cosa bella è che gliel'hanno fatta in video. Bravi ragazzi, complimentoni, quindi hanno, perché hanno dato il video al cliente, dove secondo loro la colpa è delle batterie. Vedi, qui c'è la batteria, hanno più tensione, quindi c'è un refuso di tensione. La cosa si è rotta, ragazzi, si è rotta in garanzia, e loro non gliela vogliono cambiare. Pensa che il cliente è talmente incazzato perché per ritirare il camper in garanzia ha dovuto pagare 5 ore di manodopera, se no non glielo davano. Io ti tiro giù la vetrata, chiamo la guardia di finanza, Batman, tutti chiamo, capito? Non mi dai il mio mezzo perché non mi vuoi cambiare la centralina in garanzia. Applausi vivissimi, complimenti. Ecco come si perdono i clienti nel mondo camper, succede così. Quindi staffare adesso me lo trovo in schiena io, perché loro non ne hanno voglia, chissà che cosa devo fare. E devo smontare una normalissima CBE DS470, mandarla alla CBE, fargli fare l'analisi, vedere se effettivamente questa centralina risulta ancora in garanzia o meno, perché il cliente ha detto: guarda, non me ne frega niente, se non è in garanzia la cambiamo, non c'è problema, basta risolvere il problema, non fargli pagare 5 ore di manodopera e dirgli il problema è che hai cambiato le batterie con una supercazzola. Voi, io non ve lo posso far vedere quel video, ma ve lo dovrei far vedere, perché addirittura gli hanno detto bisognerebbe smontare le batterie al litio, rimontare le AGM per vedere se il problema lo fa lo stesso. Siete seri? Detto questo, ragazzi, bentornati qui dentro, abbiamo un sacco di robe da fare, tanto per dirvi che io, ragazzi, sempre di solito sto zitto, non lo dico perché la merda di tutti gli altri qui dentro finisce, eh? Ma io zitto, bravo, sto giro non ce l'ho fatta perché questo è veramente troppo. Ragazzi, il giallone, siamo quasi alla fine, ormai Mattia, guardate, sta già finendo le ultime spalle dei mobiletti, mi scoccia anche farveli vedere tutti adesso perché ormai ci siamo e siamo un cantiere a cielo aperto. Quasi tutte le lavorazioni terminate, quindi siamo pronti per il giro settimanale. Esci uno, entra quell'altro con anche questo simpatico bestione qui dentro, comunque fa niente. E niente, ce la faremo a fare tutta questa roba qua. Io non so neanche dove è andato, Canepazzo, secondo me in bagno. Man mano che lo trovo vi aggiorno, un attimo. Lo facciamo aperitivo? We'll be right back.
Oh, dopo aver finito tutto di spiallacciare, finalmente ricopro le parti da proteggere, do una grattatina e via con lo smalto. Ale ale. Ciao a tutti ragazzi. Oggi siamo su questo Rimor Brig a fare qualche miglioria al mezzo del nostro cliente. Essenzialmente non c'è niente di particolare su queste lavorazioni, perché essenzialmente stiamo pulendo qualche sigillatura che era stata fatta un pochino non troppo con accortezza. Stiamo cambiando il termoformato del bagno e gli stiamo costruendo un nuovo supporto con un nuovo lavandino, che ormai i termoformati col tempo tendono a spaccarsi e a rovinarsi. Cambiamo due miscelatori, mettiamo una lucetta, essenzialmente stiamo andando a fare qualche piccola implementazione al cliente che aveva piacere avere qualche accorgimento in giro nel suo mezzo. Ecco, vedete, questo è il termoformato del cliente, che comunque con gli anni la plastica, oltre al fatto che tende a ingiallirsi, ma questo è prettamente un aspetto estetico, comunque tende a rovinarsi, a spaccarsi, perché comunque la plastica col tempo si va a seccare, non fa più tenuta e oltre al fatto che ha una qualità di supporto che è diverso magari da un pianale in legno. Io non riesco a capire una cosa, sono mongolo io, sono 40 anni che esistono prodotti validissimi, attenzione, vedete questo che è uno dei classici difetti che succede spesso nei camper, che è in questo caso il Terostat che sta buttando fuori. Il Terostat, ragazzi, è sempre stato uno dei migliori materiali presenti sul mercato, perché è inalterabile anche dopo 40 anni, a meno che non venga aggredito dai raggi UV, lui resta inalterabile. C'è un problema. Il Terostat fa reazione con qualunque altro tipo di sigillante che tu ci metti, base polimerica, base poliuretanica, niente, lui reagisce e succede questa cosa qua. Cioè il Terostat con il calore tende a uscire, buca letteralmente, scioglie qualunque altro tipo di sigillante e ti viene fuori. Perché continuare a fare sta roba? Cioè, sta roba giuro che non ce la faccio. Cioè, se hai capito che le due cose insieme non ci stanno, perché lo continui a fare? Questa cosa non l'ho capito. Cioè, ormai siamo all'alba del 2024, la tecnologia è andata un pelino più avanti, capito? Anche come materiali sigillanti, quindi scegli o uno o quell'altro. Quindi Alessandro adesso si arma di questi belli attrezzini, arriccia tutto il Terostat in eccesso, pulisce e risigilla sperando che fra 6 mesi, 8 mesi non rivenga fuori, perché lui ciclicamente comunque si espande con il calore e butta fuori. Bene, niente, scusate la digressione. Tanto ragazzi, c'ho il triangolo, va bene. Buongiorno, intanto vi faccio vedere stato avanzamento lavori dell'Elnag, perché sia Fabio che Marco sono riusciti già a mettere su tutto l'impiallaccio, che in questo momento è ancora in incollaggio, lo faccio vedere con la luce del telefono, così va bene. Guarda che bellino, è già pronto tutto l'impiallaccio nuovo, che abbiamo ordinato chiaramente il suo, quindi a posto, e tutta la parete posteriore è già stata completamente ricostruita. E questa è una cosa buona. Ma la cosa bella è che quando tu pensi di aver fatto tutto, invece no, vengono fuori i problemi, perché chiaramente rimuovendo tutto il bagno è venuta fuori una per fortuna piccola in questo caso infiltrazioncina alla base del cesso, quindi ci è toccato smontare anche il cesso, perché finché ce l'avamo. Quindi venendo su, dato che ci stiamo, abbiamo il cesso qua, che è una cosa bella, e mentre Marco ci lavora, no, ma stai pure, perché la cosa più bella è che voi, se non mi ricordo male, l'avete visto anche montato. In questo momento siamo col bagno così, completamente vuoto. Là sotto, dove c'è il culone di Marco, vedi? Là sotto là
dove c'è là sotto, aveva fatto una piccola infiltrazione perché la cassetta del WC non era stata sigillata correttamente e aveva preso dentro un po' d'acqua, per fortuna molto limitata. E adesso siamo pronti finalmente per reginare questo fantastico bagno, ricordate la fine sempre la volta scorsa che avevo fatto io, e niente, siamo a posto anche con l'Elnac, perché andare a fare questo fine settimana, questo deve assolutamente essere consegnato. Andiamo a vedere, perché c'è Fabio che la settimana scorsa l'ha presa malissimo con la striscia LED, che sincero nessuno si spiega bene perché, però quella striscia LED lì più o meno, cioè non so, sarà saltata per aria, se non si ammazza il cameraman che sta cercando di girarsi. Fabio che è qua, adesso glielo chiediamo una domanda, che adesso sta giocando con l'idrico, ok? Quanto l'hai presa male la scorsa settimana con la sua striscia LED? Hai visto che tecnica? Con la striscia LED, come l'hai presa male? Perché era il problema della striscia LED che era fallata. L'abbiamo sostituita e abbiamo messo una bella striscia LED di 1,5 metri cliente. Adesso non vedrete la sua reale luminosità perché siamo fuori all'aperto al sole. Cosa sono? Saranno le 4. Sono le 4 del pomeriggio, però 1,5 metri di questa striscia LED fa veramente tanta tanta luce. Poi abbiamo essenzialmente fatto tante cosine, nulla di particolarmente grosso tranne il pannello solare. Abbiamo essenzialmente messo molte prese USB in giro perché i clienti ne volevano. Uno qui sotto dalla prima Dinet, e abbiamo messo la sua USB con il suo pulsantino di attivazione. Così sia da una parte che dall'altra hanno la possibilità di ricaricare i loro cellulari. Ormai siamo tutti abbastanza energivori dal punto di vista dei cellulari, ne abbiamo messa una in ogni lato, aspettate che vi faccio un po' di luce, una in ogni lato per i lettini a castello, quindi abbiamo una nel reparto superiore, uno nel reparto inferiore, adesso c'è un po' di casino nel mezzo dei clienti, ma lo vedete, quella là in fondo, identica alle altre, con il loro pulsantino di attivazione, e una per i genitori qua in mansarda. Adesso qua abbiamo rimosso anche le antenne satellitari e le antenne che non gli servivano, ed ecco anche qua un'altra presa USB col suo pulsante di attivazione. È andata a casa che ha detto adesso vado a casa in studio, cazzo se non va non va, basta, non è niente, però l'aveva presa male. Oggi giochiamo con l'idrico, bello, in questo Super Brig stiamo rifacendo la parte del top bagno, quindi è molto carino, verrà un qualcosa di molto fine, molto delicato, il cliente ci aveva chiesto qualcosa di un pochino simpatico, stiamo usando un top in faggio con il suo lavandino in inox, i nuovi miscelatori e soprattutto gli sistemiamo i nuovi miscelatori doccia in modo che cominciamo ad andare bene. Il giallone, ragazzi, l'avete visto? Sta andando avanti veramente a cannone, soprattutto siamo andati a prendere nuove finiture in inox, perché il bagno, non so se l'avete già visto, è veramente bellissimo, completamente impialacciato in vetroresina ed è una roba spaziale. Ve lo faccio vedere da qua perché se no il dottor Canepazzo ci ammazza, però guardate che bello la zona bagno. Quindi è completamente, tutte le pareti sono vetroresina pura, quindi molto bello, già impiallacciato, dobbiamo solo fare le varie sigillature e come vedete c'è la parte centrale che diventerà poi il porta shampoo, l'appoggio per quando uno fa la doccia. Veramente molto molto bello. Si sta lavorando con tutte le finiturine in inox, satinate e il resto per fare il tutto, la falegnameria è già un disastro anche perché si sta sistemando l'ultima parte veramente grossa che è il portellone laterale, avete visto che Mattia ha già messo la moquette, siamo pronti già con la finestra che era, non lo so, l'abbiamo mangiata forse là sopra, in modo che è l'ultima finestra da fare, ragazzi, il giallone siamo verso la fine. In tutto questo Canepazzo è cotto, guarda com'è, sveglio, è bello. Le cose belle sono spiegare a un elettronico che tocca ogni tanto usare anche le mani, capito? Quindi adesso siamo in carteggiatura di questo, è un piccolo top bagno che va inserito all'interno del rimor, molto bello, quindi abbiamo già preparato, fatto gli scassi, fatte le varie fresature, quindi adesso stiamo semplicemente ammorbidendo alcuni spigoli vivi in modo da poter poi andarlo a trattare. La cosa bella è quando vedi uno abituato a lavorare con i cavi, no? Che lo vedi? Non ve lo posso dire, però va bene, ok, basta, niente. Quindi adesso facciamo queste cose qua, spieghiamo le varie cosine, poi dopo andiamo a dare il vetrificante, siamo pronti con questo bello e bellissimo, bel top da bagno con infaggio lamellare, quindi sarà una volta finito molto molto gradevole e molto di effetto, perché comunque abbiamo tutte le finiture in inox, che non so più dove sono, quindi abbiamo il nuovo catino in inox, il nuovo miscelatore in inox, quindi molto bello, e una volta terminato farà la sua porca figura come al solito. Non sono Mattia, per l'amor di Dio, però
sono l'elettronico, quindi lo capisco meglio, capisco come ragionano, capito? Noi ragioniamo male, noi abbiamo il problema che ragioniamo male, siamo un po' dei matematici, quindi va bene così. Senti mo se ti aggrada, dottore. Vediamo se mi aggrada. Elisio? Come il culino del bimbo? Va bene. Allora, vediamo mo come dovrebbe funzionare sta roba, buttiamo dentro tutto. Ok. Uno, due, tre. Oh, vamos là, tutto bello preciso. Posto, smonta tutto che adesso carteggiamo e verniciamo. Ci vuole bene della pazienza. Però è bello, perché è giusto, sinceramente se un controluce non c'è un cacchio, però è giusto anche che impariamo a usare tante cose, soprattutto che misceliamo le varie tecniche. Poi Mattia è lì così, no? Perché lui ha detto, sì va bene, è bello, però dite che io ero in ferie, perché non l'ha fatto lui, quindi ci dà fastidio. Pazienza, che giù, ragazzi. Un bel termoformato da bagno quando devi cambiare i miscelatori e ci sono tutti gli attacchi dietro il termoformato e ti tocca smontarlo dal camper, e sono quei bei lavori che ti fanno rendere felici. Niente, questo smalta, quell'altro smalta, il top è finito, quindi fra un po', l'avete visto stamattina, su tutto, è arrivata la porta doccia, adesso dobbiamo tagliare, sistemare, quantare, insomma tutto quello che c'è lì dietro. Ragazzi, è una settimana abbastanza impegnativa. Niente, basta, ci vediamo dopo. Prima fase, montatela, seconda fase, usatela. Che tu hai? Molto molto bello. Questo è uno di quelli che è venuto quattro volte di notte. Di notte, ve lo giuro, non sto scherzando. Questo è venuto quattro volte di notte fuori dal cancello perché veniva a vedere se il camper era dentro. E una sera gli è andata quasi male perché c'è il guardiano notturno, quindi che non l'ha presa bene. C'è qualcosa qui che è spostato. Perché... Oh, sembra che il top bagno sia venuto abbastanza bene. Secondo noi è venuto proprio un oggetto molto carino. È lussuoso. Buon venerdì un cazzo. Che dici? Bello Lissio. Questo. Allora, cosa dite? Tutta pasta? Tutta pasta? Cos'è che vai? Dov'è che vai? Abbiamo dato la terza mano, adesso vado a rifinire gli spigolini, gli angoli, poi quando è asciutto scartiamo tutto e rimontiamo il bagnetto nuovo. E via, e rimontiamo il water. Opa.
e rimontiamo il water. Ok, questo è già detto, però. Però niente, che stiamo finendo. Rimontiamo il water. Mare in mano, questo devo toccare. Abbiamo fatto troppo strano, troppo bisogno. Magna brise.